SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Mano a mano che in Romagna arrivano i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, si procede con i tamponi a tappeto per controllare la diffusione delle infezioni da Covid. Poche le positività registrate, nonostante il basso tasso di vaccinazione nel paese dell'Est Europa. Il governo è al lavoro su un decreto legge per cercare di arginare l'aumento del costo del carburante. Anche i benzinai sono sul piede di guerra e chiedono interventi urgenti, prima di tutto il taglio delle accise. Anche San Marino sta rivedendo i suoi rapporti con la Russia a seguito del conflitto in Ucraina. Tra i punti in discussione sul Titano c'è anche la distribuzione del vaccino Sputnik. Si valuta di sostituirlo con Pfizer. La crisi causata dalla guerra in Ucraina tocca cittadini e imprese e preoccupa anche i sindacati. Servono risposte immediate attraverso politiche mirate, ha spiegato ai nostri microfoni il segretario generale della UIL Bombardieri. Bisogna tutelare il modello di ospitalità della Riviera Romagnola, lo chiede la Commissione Economia della Regione Emilia-Romagna attraverso una risoluzione unitaria in riferimento all'asta delle concessioni balneari. Calcio, il Cesena è stato battuto 1-0 nello scontro diretto con il Pescara. Gli uomini di Viali sono caduti col minimo scarto allo stadio Adriatico con il gol firmato dall'ex Mirko Drudi poco prima della mezz'ora. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera e ben ritrovati all'edizione serale del nostro notiziario. E dunque si va avanti in Romagna con i tamponi a tappeto per quanto riguarda gli arrivi dei profughi ucraini. Poche in realtà le positività registrate nonostante il basso tasso di vaccinazione. I test vengono effettuati anche negli hotel che li ospitano. Sentiamo. Si avvicinano a 2.000 solo a Rimini profughi ucraini arrivati sul territorio. L'ASL sta svolgendo tamponi a tappeto e per ora si riscontra una bassa positività al SARS-CoV-2. Tutti coloro che arrivano nel nostro paese, vuol dire attraverso, vuol dire canali ufficiali, vuol dire sono sottoposti a tamponi rapidi prima di andare nei centri di accoglienza. Che cos'è che abbiamo visto allo stato attuale? Allo stato attuale magari anche stupiti rispetto ad una situazione che descrive una bassa copertura vaccinale, vuol dire in Ucraina. Noi adesso invece riscontriamo una bassa positività in coloro che sono sottoposti a tampone. Nessuna particolare preoccupazione dunque da parte dell'ASL per quanto riguarda la situazione epidemiologica in Romagna a seguito dell'arrivo dei profughi. Le vaccinazioni anti-Covid proseguono anche negli hotel che li ospitano. Allo stato attuale non mi sono state segnalate, vuol dire, delle contrarietà a sottoporsi a vaccinazioni in un modo che fosse, vuol dire, quantomeno significativo. Il punto sull'andamento della pandemia in Emilia-Romagna: sono 3.682 in più rispetto a ieri casi Covid in regione su un totale di 20.783 tamponi eseguiti in 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi fatti è del 17,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 53, invariato rispetto a ieri. Per quanto riguarda i ricoveri negli altri reparti Covid sono 1.015 meno 30.
media 41,8 anni. Purtroppo si registrano anche 11 decessi. E torniamo su un tema caldo in questi giorni. Il governo lavora un decreto legge per cercare di arginare l'aumento alle stelle del costo del carburante. Anche i benzinai sono sul piede di guerra e chiedono interventi urgenti che vadano oltre i semplici aiuti statali. Sentiamo. Bisogna prendere atto della straordinarietà della situazione e non affrontarla con i metodi tradizionali. Così la FIGISC, il sindacato dei gestori degli stabilimenti di benzina, sul fenomeno dell'incredibile aumento del costo del carburante, che da diverse settimane si è stabilizzato abbondantemente sopra i 2 euro al litro. Le forniture di petrolio ci sono, non è colpa della guerra, ha spiegato il ministro della transizione ecologica Cingolani, che ha denunciato una grave forma di speculazione messa in atto dalle compagnie che fanno affari col greggio. La speculazione, voglio dire che sì, è legata all'aumento del costo del barile, ma per certi versi anche ingiustificata. In attesa che il mercato ritrovi il senno, il governo cerca di metterci una pezza mettendo a disposizione dei fondi per ridurre il costo del carburante di circa 15 centesimi al litro. Tutto quello che si riduce ben venga, però il governo, se volesse fare un'operazione veramente efficace, dovrebbe mettere mano alle accise e all'IVA. Sono infatti le tasse a pesare più di tutto sul costo del carburante. Quasi il 60% tra IVA e accise se ne vanno allo Stato. A farne le spese sono i consumatori finali, ma anche i benzinai, che hanno un margine di guadagno minimo. Gli impianti non guadagnano assolutamente nulla, anzi sono penalizzati da questa situazione perché i loro carichi costano molto di più rispetto a quelli di un tempo e c'è una contrazione importante nei consumi. Gli ordini ci sono aumentati di più di un terzo, oltretutto dobbiamo pagare l'energia elettrica, che ci è aumentata anche quella, i prodotti sono aumentati tutti, quindi insomma è una ruota che gira. Un aiuto, spiegano gli addetti ai lavori, potrebbe arrivare anche dalle compagnie, congelando il pagamento delle forniture tra un carico e l'altro per dare un po' di ossigeno. I benzinai hanno messo in atto una prima protesta lunedì notte, quando le luci dei distributori sono rimaste spente come gesto simbolico. Altre iniziative, spiegano i sindacati, verranno valutate nei prossimi giorni se la situazione non dovesse migliorare. Anche San Marino sta rivedendo i suoi rapporti con la Russia a seguito del conflitto in Ucraina. Tra i punti in discussione c'è anche la distribuzione del vaccino russo Sputnik. Lo Sputnik per San Marino è stata una scelta di un prodotto che era necessario per garantire la vaccinazione a San Marino quando non c'erano purtroppo alternative. Di fronte a una escalation delle tensioni che hanno portato a l'avvio di un conflitto armato, San Marino, fedele ai principi di difesa del diritto internazionale, non può rimanere silente e indifferente. Così il segretario agli affari esteri di San Marino, Luca Beccari, che in conferenza stampa ha spiegato ai giornalisti le nuove politiche che la Repubblica del Titano sta adottando nei confronti della Russia dopo lo scoppio del conflitto con l'Ucraina. Lunedì il governo ha adottato un decreto legge che dispone un primo nucleo di sanzioni finanziarie che si tradurranno nel congelamento dei fondi per i soggetti che verranno segnalati dall'Unione Europea. Per quanto riguarda i vaccini, invece, le scorte di Sputnik già a disposizione verranno utilizzate, ma in vista di un possibile blocco dei rifornimenti è già disponibile anche Pfizer. Lo Sputnik rimane un vaccino, quindi è disponibile a San Marino, adesso non so in quali quantità, per cui chi si vuole vaccinare Sputnik, come sempre, si può vaccinare Sputnik, per il resto vi è la disponibilità di vaccini Pfizer, che quindi insomma la nostra vaccinazione va avanti secondo i programmi dell'IS con i vaccini disponibili. Nel frattempo anche nel Titano arrivano i profughi, 210 rifugiati per ora ospitati, di questi circa 100 sono minori. Sono tutti ospitati presso strutture di volontariato e pubbliche per circa la metà e l'altra metà presso famiglie sammarinesi che hanno messo a disposizione locali o comunque insomma unità immobiliari a tale proposito.
Ieri vi abbiamo raccontato dell'arrivo di due piccole pazienti oncologiche ucraine alla Sant'Orsola di Bologna, dove potranno proseguire le terapie interrotte dai bombardamenti dell'esercito di Putin, ma spesso soprattutto i bambini arrivano stremati dal viaggio. Il primo accesso alla sanità, il pronto soccorso, soprattutto quello pediatrico per i più piccoli. Accessi al momento non preoccupanti, ci ha spiegato il direttore della pediatria d'urgenza della Sant'Orsola, Marcello Lanari, ma che si prevede possano aumentare. Sentiamo le sue parole. Sono per fortuna bambini che hanno delle patologie relativamente banali, quindi li abbiamo anche mandati al domicilio con delle cure appropriate, perché molti di questi hanno anche un riferimento qui a Bologna di qualche parente, di qualche amico. Poi invece iniziamo a vedere anche qualche bambino veramente molto grave, non esclusivamente oncologico, ma il mio timore è che ne arriveranno parecchi con delle patologie importanti, sia maturate in questo percorso terribile di migrazione, di guerra, ma anche perché magari con patologie trascurate nel loro stesso paese. Ci eravamo già attivati per avere dei mediatori culturali che evidentemente dovranno avere un rinforzo, in quanto prima i bambini che venivano dall'Ucraina erano in numero minore, cioè immaginiamo che ne arriveranno tanti di più. Però siamo assolutamente attrezzati per accoglierli anche con la mediazione culturale, anche con un eventuale supporto psicologico che sarà certamente necessario. Ci spostiamo sul nostro portale tr24.it per una notizia. Inquirenti al lavoro a Ferrara per censire tutti coloro che hanno ricevuto il Green Pass grazie alla complicità di due medici che a pagamento simulavano la vaccinazione anti-Covid. Si tratta di decine di casi, almeno 157, su cui ora la Procura punta alla revoca delle certificazioni verdi. Intanto le due dottoresse, Marcella Gennari e Chiara Compagno, e la figlia 23enne di quest'ultima, sono agli arresti domiciliari. Dovranno rispondere di varie accuse, dalla corruzione al peculato, passando per la falsità ideologica e la truffa ai danni dello Stato. I militari sono al lavoro anche sul fronte dei mutuati, vanno scandagliati 3.600 nominativi per individuare altri eventuali episodi di somministrazioni simulate. La crisi economica causata dalla guerra in Ucraina tocca tutti, cittadini, imprese, sia dal punto di vista sociale che economico. Sentiamo a questo proposito le parole del segretario nazionale della UIL che abbiamo incontrato all'assemblea dei candidati RSU tenutasi a Bologna. Aumento dei carburanti, scarsità di materie prime, con conseguente aumento dei prezzi su tutti i beni indispensabili. Un'inflazione causata dalla guerra in Ucraina che stiamo tutti vivendo, ma che rischia di diventare ancora più grave con la perdita di posti di lavoro. Intanto devo dire oggi in modo particolare per noi abbiamo fatto stamattina un collegamento con i colleghi del nostro sindacato dell'Ucraina e purtroppo durante il collegamento sono scoppiate anche delle bombe, quindi ci immedesimiamo e siamo vicino ai nostri colleghi che ovviamente trattano questi problemi ma lottano per la vita. È ovvio che tutto questo ha una ricaduta sociale ma soprattutto economica. Già l'inflazione aveva dato segnali di crescita, il costo dell'energia, le tensioni internazionali hanno una ricaduta sulle scelte economiche che faranno sia a livello europeo la Commissione e il Parlamento sia a livello italiano. Noi stiamo chiedendo alla Commissione, ai commissari, alla politica europea di fare una scelta che metta in discussione il patto di stabilità e che attraverso le emissioni di bond europea e di bond europei sia in grado di dare ancora risposte, come è stato con Sure, a chi oggi rischia di perdere il posto di lavoro o a chi si trova in grande difficoltà. Continuiamo a sostenere che è necessario, e per questo abbiamo chiesto un incontro al Presidente Draghi, dare risposta anche oggi in Italia a tutti coloro che si trovano in grande difficoltà per l'aumento dei costi dell'energia. Ricordo che le bollette noi le paghiamo due volte. La prima, quando ci vediamo arrivare a casa la bolletta quasi raddoppiata rispetto a quello che pagavamo prima. La seconda perché il debito pubblico lo dovremmo ripagare noi. Abbiamo necessità che ci siano risposte immediate attraverso politiche in grado di sostenere questi aiuti. In occasione dell'ultima edizione del SIGEP, il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli, ha parlato dei possibili effetti del conflitto in Ucraina sull'economia italiana, evidenziando le ripercussioni, in particolare sulle esportazioni.
C'è preoccupazione per il futuro e con gravi ripercussioni per il sistema produttivo italiano, ha dichiarato Granelli, il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, il quale ha evidenziato come la forza di esportazione delle nostre imprese sia oggettivamente a rischio. Ma direi che in generale c'è prima una grandissima preoccupazione umanitaria per quella che è una tragedia che purtroppo tutti i giorni ci vede impotenti assistere a questa situazione veramente drammatica. Dal punto di vista economico i risvolti sono pesanti in generale per il nostro sistema produttivo, perché gli scambi solamente nel 2021 sono stati verso la Russia in termini di export di 7,7 miliardi, 2,1 miliardi verso l'Ucraina. Quindi oggi viene messo a rischio quello che è il potenziale di esportazione che le nostre imprese contribuiscono in un modo significativo, perché ricordo che l'export verso la Russia e verso l'Ucraina vale circa il 35% del totale che fanno le piccole e microimprese. Per cui per il nostro settore, per l'alimentare ma non solo, ha dei risvolti che, per esempio, parliamo di moda, ha significato dal 2014 al 2021, in termini di minor valore, circa un 27 miliardi in meno. E quindi quello vuol dire preoccupazioni per il futuro, perché i danni sono evidenti. Quello che auspichiamo è che comunque possa finire al più presto questo conflitto e si possa tornare ad una normalità che oggi è indispensabile, prima di tutto per le vite umane e poi anche per l'economia. E rimaniamo proprio alla SIGEP, si è chiusa alla Fiera di Rimini la 43esima edizione del salone dedicato alle filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, panificazione artigianali e caffè. Dopo 25 mesi dall'ultima edizione in presenza e a un anno da quella andata in scena in formato digitale, si sono ritrovati nella città romagnola 950 brand su 90.000 metri quadri di esposizione con oltre 3.000 appuntamenti. Il ritorno in fiera ha visto andare in archivio l'edizione 2022 con un calo del 25% delle presenze rispetto a quella pre-pandemia del gennaio 2020, che fu considerata di enorme successo. La prossima edizione si terrà in fiera a Rimini dal 21 al 25 gennaio 2023, tornando così alla sua collocazione naturale. Salvaguardare il modello di ospitalità della Riviera Romagnola lo chiede la Commissione Economia della Regione Emilia-Romagna, lo fa attraverso una risoluzione unitaria, parliamo ovviamente delle concessioni demaniali che riguardano i balneari, vediamo. È stata approvata in Commissione Economia una risoluzione unitaria che chiede di cambiare quelle che sono le norme del governo Draghi in materia di concessioni demaniali. Le chiediamo allora di raccontarci com'è andata e quali sono le richieste a questo punto. Insieme al collega Bulbi e ad altri consiglieri del Partito Democratico avevamo depositato nei giorni scorsi un testo che impegnava il Parlamento nell'iter del DL concorrenza a rivedere il provvedimento emanato dal governo, chiedendo di tutelare quella che è l'attività dei nostri stabilimenti balneari, degli investimenti che hanno fatto in termini di struttura, ma soprattutto anche in termini di professionalità e competenza che hanno garantito un modello di ospitalità che ha reso la Romagna, la Riviera Romagnola, famosa in tutto il mondo. I colleghi delle altre forze politiche ieri hanno accolto nella commissione che presiedo quel testo, ci hanno chiesto di poterlo sottoscrivere, ci hanno chiesto di fare arrivare a Roma, all'esecutivo Draghi, un messaggio unanime dall'Emilia Romagna di tenere insieme la doverosa tutela della concorrenza, come ci chiede l'Europa, ma anche la tutela delle specificità. E alla luce di una stagione che si presenta complicata a seguito anche di quello che purtroppo sta succedendo in Ucraina, ha molte incertezze, quindi confidiamo che nell'iter parlamentare ci sia un provvedimento che gli dia qualche risposta positiva. È arrivato il momento delle notizie sportive, la linea Marco Rossi. Grazie Elisabetta per la linea, apriamo la pagina sportiva parlando di calcio, andiamo in Serie C, perde lo scontro diretto il Cesena in casa del Pescara, a colpire i bianconeri è stato l'ex Mirko Drudi, andiamo a vedere gli highlight.
Brutto passo falso della Cesena allo stadio Adriatico con il Pescara nell'ultimo turno infrasettimanale di campionato. I romagnoli di fatto non sono mai entrati in partita se non nel gol annullato all'11esimo di Ilari per un fallo ravvisato da Fiero di Pistoia. Il Delfino ha così potuto camminare sul velluto creando occasioni a ripetizione. Al 18esimo Pompetti mette un brivido da calcio di punizione agli ospiti, poi Ferrari si gira su Gonnelli ma non inquadra allo specchio. Poco prima della mezz'ora passano i biancazzurri, un rimpallo favorisce il tocco ravvicinato dell'ex Drudi che va a segno per l'1-0. È un monologo degli abruzzesi, prima del riposo sfiorano il raddoppio d'Ursi con un raso terra e Clemenza che chiama in causa Nardi. Viali prova a dare la scossa ma la musica non cambia nei secondi 45 minuti. L'estremo difensore bianconero sale quindi in cattedra per due volte negando il raddoppio proprio a Clemenza. La serata è storta per il Cesena che è in avaria totale. Allo scoccare dell'ora i padroni di casa non approfittano per due volte di una grossa occasione per mettere la pietra tombale sull'incontro. Gli uomini di Viali si fanno vedere solo con il colpo di testa di Pierini, poi ancora Nardi è provvidenziale su Pontisso. L'orgoglio proietta gli ospiti in avanti alla ricerca disperata del pareggio. Favale costringe al primo intervento della serata sorrentino da calcio di punizione al 78esimo, poi la rovesciata di Pittarello mette i titoli di coda ad una serata nera. In classifica ora il Cesena al terzo posto, ha appena due punti in più del duo composto da Virtus Entella e Pescara. Cambiamo argomento, parliamo di motori e andiamo sul nostro portale tr24.it. La Ruba.it Ducati ha svelato le nuove livree per i prossimi campionati del mondo Superbike e Supersport. Nella sala Simoncelli del Misano World Circuit ieri sono stati presentati i piloti insieme alle Ducati Panigale V4 rinnovate nel disegno rispetto a quelle viste in azione negli ultimi tre anni. Alvaro Bautista affiancherà in Superbike il confermatissimo Michael Ruben Rinaldi, mentre in World Supersport ci sarà il debutto di Nicolò Bulega con la versione V2 della rossa di Borgo Panigale. Intanto la scuderia emiliana ha effettuato oggi dei test fino a domani proprio sul circuito romagnolo in vista dell'inizio della stagione il prossimo 8-10 aprile ad Aragon in Spagna. Cambiamo argomento, parliamo di pallacanestro. A metà del terzo quarto la Riviera Banca Rimini è riuscita ad invertire le sorti del match conquistando poi la vittoria in casa di Faenza. Siamo usciti dalle difficoltà con grinta e cattiveria, ha detto l'ala biancorossa Francesco Bedetti a fine gara. Sì, finalmente una partita dove siamo riusciti a uscire con dalle difficoltà del primo tempo, secondo me siamo rientrati con una bella grinta, con una bella cattiveria. Abbiamo fatto vedere un po' che siamo in grado anche di ribaltare le partite quando si mettono male, quando siamo in una situazione di difficoltà. E punteggi molto bassi, non facevamo canestro, abbiamo stato il ritmo in difesa, abbiamo iniziato a menare anche noi, abbiamo preso fiducia di attacco. E secondo me è una bella partita, molto interessante. Adesso riusciamo a guardare la classifica un po' come in realtà, diciamo. E ci siamo rifatti un po' dalla sconfitta di Ozzano, anche se poi comunque lo sappiamo che come Ancona, anche Ozzano sono squadre buone e ci può stare a vincere come ci può stare a perdere. Fuori casa Ozzano è sempre fatica a vincere, ci siamo cascati. Oggi secondo me Rieti e Roseto hanno rischiato tutte e due di lasciarci le penne anche loro, e Faenza in casa sono un'altra squadra veramente tosta, e noi oggi abbiamo fatto una super partita. È tutto per lo sport, Elisabetta, a te la linea. E per noi è arrivato il momento del meteo, con Andrea Raggini sentiamo le previsioni. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. L'avvicinamento di una perturbazione porterà maggiore nuvolosità nella giornata di giovedì 17 marzo in Emilia-Romagna, giornata che inizierà comunque con schiarite più ampie sui settori centro-orientali. Nel corso del pomeriggio nuvolosità che diventerà compatta sull'Emilia occidentale, sull'Appennino appunto emiliano e anche quello romagnolo. Qualche goccia di pioggia proprio sull'Appennino emiliano al confine con la Toscana. Ventilazione per lo più debole da
est-nord-est, mare quasi calmo. Temperature minime in ulteriore aumento, comprese tra 7 e 10 gradi, valori massimi che oscilleranno fra più 13 e più 17 gradi. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata. Prima di chiudere andiamo a rivedere insieme i titoli di questo telegiornale. Mano a mano che in Romagna arrivano i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, si procede con i tamponi a tappeto per controllare la diffusione delle infezioni da Covid. Poche le positività registrate nonostante il basso tasso di vaccinazione nel paese dell'Est Europa. Il governo è al lavoro su un decreto legge per cercare di arginare l'aumento del costo del carburante. Anche i benzinai sono sul piede di guerra e chiedono interventi urgenti, prima di tutto il taglio delle accise. Anche San Marino sta rivedendo i suoi rapporti con la Russia a seguito del conflitto in Ucraina. Tra i punti in discussione sul Titano c'è anche la distribuzione del vaccino Sputnik. Si valuta di sostituirlo con Pfizer. La crisi causata dalla guerra in Ucraina tocca cittadini e imprese e preoccupa anche i sindacati. Servono risposte immediate attraverso politiche mirate, ha spiegato ai nostri microfoni il segretario generale della UIL Bombardieri. Bisogna tutelare il modello di ospitalità della Riviera Romagnola, lo chiede la Commissione Economia della Regione Emilia-Romagna attraverso una risoluzione unitaria in riferimento all'asta delle concessioni balneari. Calcio, il Cesena è stato battuto 1-0 nello scontro diretto con il Pescara. Gli uomini di Viali sono caduti col minimo scarto allo stadio Adriatico con il gol firmato dall'ex Mirko Drudi poco prima della mezz'ora. Vi ricordo questa sera l'appuntamento sul canale 14 di Teleromagna per gli appassionati di ciclismo con A Tutta Bici. Ed è davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale serale. Se volete rimanere aggiornati su tutte le ultime news, come sempre c'è il nostro portale online tr24.it. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.